È un gioco horror per bambini ambientato in uno spettacolare castello in 3D, pieno di trappole e fantasmi. Benvenuti nel tutorial di Brivido! Ciao a tutti, io sono Board Games Francesco e nel mio canale potete trovare consigli e tutorial sui giochi da tavolo, in particolare giochi facili e divertenti, con regole semplici da imparare. Adatti a tutta la famiglia. In questo video vi parlo di Brivido, un gioco per bambini da 2 a 6 giocatori, da 6 anni in su, pubblicato in Italia da Grandi Giochi. Brivido è un grande classico tra i giochi horror e uno dei più famosi giochi con materiale in 3D. Questa nuova versione migliora la qualità dei componenti, mantenendo inalterato il feeling della versione originale. Ora scopriamo insieme le regole del gioco, mentre alla fine del video trovate la mia valutazione e i suggerimenti per giocarci al meglio. Nel frattempo vi suggerisco di iscrivervi al canale per non perdere i miei prossimi video. Posizionate nel centro del tavolo il tabellone con il castello in 3D. Inserite la pallina nel fantasma e posizionatelo sulla cima del camino del castello. Se siete in 2, 3 o 4 giocatori, prendete ognuno due pedine, che formeranno la vostra squadra di investigatori. In 5 o 6 giocatori, prendete solo una pedina a testa. Posizionate le pedine sul piano superiore del castello, dietro la linea bianca. Scegliete il primo giocatore. Lo scopo del gioco è far fuggire i vostri investigatori dal castello infestato. Il castello è diviso in 5 aree: il piano superiore con la scalinata, il laboratorio, la biblioteca, la galleria e la sala grande. Le aree sono divise in caselle in cui gli investigatori possono muoversi. Le caselle rosse sono zone pericolose, mentre quelle verdi, gialle e blu sono zone sicure. Durante il vostro turno, tirate il dado ed eseguite l'azione in base al risultato ottenuto. Se il dado mostra l'icona del fantasma e c'è almeno una pedina di un qualsiasi giocatore in una zona rossa, usate il fantasma per far cadere la pallina nel camino del castello. Se invece non ci sono pedine nelle zone di pericolo, potete decidere di tirare nuovamente il dado. Se esce nuovamente l'icona del fantasma, il turno termina immediatamente. Se il dado mostra l'icona di un numero, dovete muovere una delle vostre pedine in avanti sul tabellone di tante caselle pari al numero uscito. Se siete in 4 giocatori, prima di poter muovere la seconda pedina, la vostra prima pedina deve avere raggiunto una casella sul pavimento del laboratorio. Da quel momento in poi potete muovere anche la seconda. Se al termine del movimento la vostra pedina finisce nella stessa casella di un'altra, andate nella prima casella successiva libera. Se al termine del movimento la vostra pedina finisce sopra una casella gialla, blu o verde, significa che è al sicuro e il vostro turno termina immediatamente. Se invece la vostra pedina finisce sopra una casella rossa, significa che è in pericolo e dovete attivare il fantasma per far cadere la pallina nel camino. Quando fate cadere la pallina nel camino, si genera a caso una di queste trappole o effetti. La pallina scende a cascata dalle scale del laboratorio. La libreria lancia la pallina attraverso il pavimento della biblioteca. Il ritratto nella galleria si solleva e rivela una scorciatoia attraverso lo scaffale della biblioteca. L'ascia colpisce la passerella traballante nella sala grande. Dopo che si è attivata una trappola, tutte le pedine presenti nella sua zona di pericolo rossa, indipendentemente dal fatto che siano state toccate o meno dalla trappola o dalla pallina, devono essere spostate indietro nella casella blu più vicina. In questo caso, più pedine che hanno subito gli effetti di una trappola possono stare all'interno della stessa casella. Se una pedina al di fuori della zona di pericolo di una trappola viene accidentalmente spostata o fatta cadere, rimettetela in piedi nella sua posizione precedente. Dopo aver applicato gli effetti di una trappola, dovete resettarla allo status originale, poi ricaricare la pallina nel fantasma e rimetterlo sul camino.
Nella biblioteca e sala grande ci sono due percorsi che potete seguire, uno più corto e pericoloso e l'altro più lungo e sicuro. Nella biblioteca è anche presente una scorciatoia verso la galleria, attraverso uno scaffale con i libri. Se la vostra pedina si trova in una delle due caselle rosse con le stelle bianche, quando si apre la libreria, potete spostare la vostra pedina sulla casella verde con la stella bianca della galleria, anche se in quel momento non è il vostro turno. In questo caso, più pedine che hanno attraversato la scorciatoia possono stare all'interno della stessa casella. Il vostro turno termina e tocca al giocatore successivo in senso orario. Vince la partita il primo giocatore che riesce a far uscire fuori dal castello la propria pedina o entrambe le proprie pedine. Per uscire dal castello, la pedina deve terminare il movimento con un preciso tiro del dado, che la manda esattamente sulla casella finale. La pedina non deve essere mossa se il tiro del dado è superiore al necessario, oppure se permette alla pedina di arrivare alla casella finale grazie a delle caselle già occupate. Brivido è tornato in grande stile, con una versione che ne esalta ancora di più l'imponente impatto grafico. Il maestoso castello in 3D, pieno di trappole ad ambientazione horror, resta uno dei più bei scenari mai visti in un gioco da tavolo. Il gioco di per sé può essere definito come un classico gioco dell'oca, basato completamente sulla fortuna e dove bisogna muovere la propria pedina all'interno di un percorso. Ma il feeling horror che traspare da tutte le parti rende l'esperienza di gioco coinvolgente sotto vari aspetti. Se giocate con due investigatori a testa, fate molta attenzione a non lasciare troppo indietro il vostro secondo investigatore. Ricordatevi che devono uscire entrambi dal castello. Se vi è piaciuto questo video, mettete un bel like ed iscrivetevi al canale. Fatemi sapere anche cosa ne pensate del gioco e se avete domande o consigli da darmi. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e vi ricordo che il gioco è divertimento. Ciao!